Qualcuno non riesce a votare? Nessuno? Bene, dichiaro chiusa la votazione. 255 favorevoli, 43 contrari, la Camera approva. Adesso chiedo ai relatori il parere, e al Governo il parere sugli articoli aggiuntivi. Quindi inizierei dal relatore Richetti con il 2.02 a pagina 20. Sì, grazie Presidente. Invito al ritiro, parere contrario. Poi andiamo avanti, se possibile. 2.03. Invito al ritiro, parere contrario. 2.050, pagina 25. Invito al ritiro, parere contrario. La ringrazio. Adesso Toninelli. 2.02, parere contrario. 2.03, parere contrario. 2.050, parere contrario. Grazie. Collega 40. Grazie Presidente. 202 favorevole, 203 favorevole, 2050 contrari. Grazie. Il governo? Conforme al relatore di maggioranza. Grazie. Bene, allora 2.02, 40 ed altri 40, prego. Grazie Presidente. Ma noi avevamo preso questa discussione sul serio. Pensavamo che quando il Partito Democratico ha proposto una legge che doveva normare o attuare l'articolo 49, si volesse davvero affrontare il problema. E qual è il problema? Che oggi, a differenza del 1948, non ci sono più gli stessi partiti ed è mutato profondamente il contesto in cui si muove la politica nel nostro Paese. Qual è l'esigenza che ha spinto e ci spinge a ragionare del tema dell'autoriforma della politica e dei partiti? Il fatto che sempre meno persone partecipano attivamente alla vita democratica attraverso lo strumento partito e la grande ormai disillusione che porta a un'astensione fortissima nella partecipazione alle elezioni da parte di molti cittadini italiani. Ora, naturalmente la crisi della politica non è una crisi solo legata alla regolamentazione delle forze politiche, è una crisi di contesto, è mutato il mondo intorno a noi, i livelli di sovranità non sono più quelli che erano.